Voilà ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora ragazzi, quest'oggi vi vorrei portare un nuovo video tutorial che riguarda OBS Studio. In prima cosa ragazzi, dovete sapere che su OBS Studio ci sono delle svariate impostazioni per l'audio ed è proprio quello che andremo a prendere in considerazione. Visto e considerato che magari qualcuno di voi non sa come andare a suddividere delle tracce oppure addirittura magari registrare o fare live con una sola traccia singola. Innanzitutto, ragazzi, quello che vi sto per dire naturalmente riguarda il mio setup, quindi le mie impostazioni che poi potrebbero andare bene anche per il vostro caso oppure altrimenti no. Ma per chi non ha ad esempio una scheda audio esterna, tipo come ad esempio un mixer o ad esempio anche un Go XLR e così via, ragazzi, non vi preoccupate perché si può fare lo stesso. Quindi anche se non avete una scheda audio esterna, non vi preoccupate perché il problema è veramente risolvibile, ma con questo video tutorial, ragazzi, potete farlo in 2 secondi, quindi bastano 2 click per poter raggiungere il vostro obiettivo, diciamo così, tra virgolette, obiettivo. Dunque, tutto quello che dovete sapere, ragazzi, è che OBS Studio ci dà la possibilità, come detto prima, di poter suddividere delle tracce audio. In questo caso, ragazzi, andremo a prendere la prima opzione, ovvero per chi non ha una scheda audio esterna. Sto parlando, ragazzi, di mixer o ad esempio un Go XLR Mini. Dunque, innanzitutto, ragazzi, tutto quello che dobbiamo fare è quello di andare su OBS Studio e andare nelle impostazioni. Andando qui in impostazioni, ci dirigiamo alla voce audio. Nella voce audio, come potete ben notare, ragazzi, io ho praticamente tutto quanto disattivato. Questo perché? Perché nella sezione delle fonti vado a prendere il volume del microfono e in più anche il volume del gioco o magari ad esempio anche quello che potrebbe essere il volume con della musica o addirittura anche della chat. In questo modo, ragazzi, come potete ben notare, che io praticamente ho tutto quanto disattivato. Perché ho tutto quanto disattivato? Vi faccio vedere. In prima cosa, ragazzi, qui dove c'è scritto fonti, abbiamo System Assure. Ora voi non vi concentrate su quello che ho scritto io, perché sicuramente voi queste cose qui non le potete avere, perché, come detto, se state utilizzando ad esempio un microfono con delle cuffie, non avrete questi nomi. Questi nomi, ragazzi, sono associati per l'appunto al microfono e anche al sistema di cui vi parlavo prima, perché io ho il Go XLR Mini. Nel caso vostro, invece, se non avete una scheda audio esterna, potete farlo anche benissimamente con questo tipo di passaggio. Io all'incirca qualche anno fa, quando non avevo tutta questa strumentazione, ovvero Go XLR, microfono, eccetera, eccetera, utilizzavo praticamente delle cuffie della Corsair e utilizzavo anche un microfono della Blue Yeti. Naturalmente sappiamo tutti quanti che il microfono Blue Yeti è un microfono USB, quindi plug and play, che lo colleghi direttamente al PC e con OBS Studio vai a selezionare la fonte del microfono. In questo caso, ragazzi, vi voglio far vedere come potete fare per chi non ha una scheda audio esterna. In questo caso, se volete andare a suddividere ben 2 tracce, il modo è molto semplice. Andate qui in fonti o andate a premere il pulsante più oppure con il tasto destro del mouse, andate qui in aggiungi, dovete trovare queste 2 voci. Cattura l'audio in entrata e cattura l'audio in entrata. L'audio in entrata, se avete ad esempio un microfono chiamato Blue Yeti, se andate qui in cattura l'audio, vi faccio vedere. Io adesso vado a prendere ad esempio la fonte Shure, ci faccio doppio clic e qui vedete che in tal caso mi dà Broadcast Stream Mix 3 TC Helicon. Se voi invece avete un Blue Yeti,
invece di aver scritto broadcast, ma avrete ci sarà scritto microfono Blue Yeti, quindi ci sarà la tendina, andate a selezionare quello che vi appare, ovvero il microfono Blue Yeti. In questo caso fate clic sul microfono Blue Yeti e fate ok. Una volta che avete fatto questo, andate anche nell'audio del desktop. L'audio del desktop, ragazzi, è anche la stessa cosa, quindi andate qui, fate aggiungi, fate cattura l'audio in uscita, ovvero quello che esce dal vostro PC, andando a cliccare due volte. Qui ad esempio io ho messo System, che è, come detto, il GoXLR Mini. Se avete ad esempio delle cuffie della Corsair, naturalmente qui in dispositivo andrete a selezionare la cuffia, ad esempio Corsair, se avete una cuffia Corsair, ma potete avere qualsiasi tipo di cuffia, purché naturalmente, ragazzi, la andrete a trovare qui nell'elenco a tendina. Questo, ragazzi, riguarda per dividere due tracce, quindi il microfono su una traccia, mentre invece il volume di gioco su un'altra traccia. Per poter far sì che questa cosa qui abbia effetto, basta che andate qui in impostazioni, o meglio qui in proprietà audio avanzata, andate a scrollare fino verso destra e qui, come potete ben notare, avete le vostre due fonti. In questo caso io ho chiamato Shure il microfono e System il canale System del GoXLR Mini. In questo caso, ragazzi, come potete ben notare, io System ce l'ho sulla prima traccia e lì viene riprodotto praticamente il volume di gioco, mentre invece sulla seconda traccia mi viene registrato per l'appunto il parlato, quindi il microfono. Questo qui, ragazzi, è il modo per dividere le due tracce, ma non è ancora finito, bisogna fare ancora un piccolo passaggio riguardo al suddividere più e più tracce. Una volta che avete fatto questo, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, assicuratevi di andare qui in impostazioni, andate in uscita, nelle registrazioni, mi raccomando, sempre andate a cliccare traccia 1 e traccia 2, perché sennò altrimenti ci sarà l'audio doppio, oppure altrimenti non si sentirà assolutamente niente. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate a suddividere le tracce. Mi raccomando, ragazzi, cosa molto importante, questa cosa qui, perché sennò, come detto, avrete praticamente le due tracce, anche se sono separate, ma con una sola spunta attivata, ovvero traccia audio numero 1, quindi andrete a sentire praticamente l'audio del microfono con l'audio di gioco su un solo canale, e quindi questa cosa qui vi potrebbe dare abbastanza fastidio magari in fase di editing. Io come ce l'ho io impostato, ragazzi, perché ho praticamente suddiviso le due tracce, le ho suddivise per il semplice fatto che quando vado in fase di montaggio di un video posso andare a regolare sia il volume del mio microfono, ma anche andando a regolare il volume del gioco, che sia un gioco o che sia ad esempio della musica e così via. In questo modo posso andare a regolare tutti quanti i tipi di volume suddivisi in più e più tracce, in modo da andare a renderli molto più uniformi e non andando magari a distorcere magari ad esempio il microfono oppure ad esempio il volume di gioco. Questo, ragazzi, riguarda il suddividere ben due tracce, ma potete suddividerne quante ne volete, fino a 6 tracce. Se ad esempio volete audio del microfono, audio del gioco ad esempio, oppure della musica. Se volete addirittura mettere ad esempio della musica, vi basta fare questa cosa qui, andando qui in aggiungi, qui andate a mettere cattura l'audio in uscita, ci cliccate, qui ad esempio potete anche scrivere musica se volete, fate clic su ok e qui da predefinito, andando ad esempio, io adesso, ragazzi, con il GoXLR Mini, qui ci sta scritto Music, però se voi volete prendere ad esempio della musica e trasportarla su OBS, non lo so, io utilizzo praticamente VLC Media Player, ma potete utilizzare anche Spotify
o qualsiasi altro lettore multimediale che avete sul vostro PC. In questo caso, se io vado ad attivare Music, in questa maniera qui, ragazzi, la musica che parte dal mio computer va a finire direttamente sul canale Music del Go XLR Mini. In questo caso avrò ben 3 tracce divise, però per far sì che la musica venga riprodotta su un'altra traccia devo fare praticamente la stessa cosa che ho fatto prima. Quindi andando qui in proprietà audio avanzate, qui musica, devo disattivare praticamente dalla prima fino alla sesta traccia e andare a lasciare solamente la terza traccia. In questo modo abbiamo l'audio di gioco sulla prima traccia, l'audio del microfono, scusate, sulla seconda traccia e l'audio della musica sulla seconda traccia. Però mi raccomando, ragazzi, fate molta molta attenzione qui nelle impostazioni. Mi raccomando, non vi dimenticate anche di andare qui in uscita, registrazioni e attivare la terza spunta con la terza traccia, perché se lasciate praticamente prima e seconda traccia la musica o non si sente oppure si va a mescolare con o l'audio di gioco o l'audio del microfono, cosa è veramente irriparabile, perché non si può più riparare in qualche modo. Mi raccomando, ragazzi, fate molta attenzione su questa cosa qui. Una volta che abbiamo capito come suddividere tracce su OBS Studio, adesso è arrivato il momento di vedere come andare a mettere una singola traccia su OBS Studio. Innanzitutto vado a cancellare Music perché non mi interessa, quindi facciamo rimuovi. In questo caso, ragazzi, io qui vado a mettermi un'altra scena. Nell'altra scena, ragazzi, quello che dobbiamo fare, non dobbiamo andare a mettere ad esempio microfono e audio in uscita. Vi basta andare qui in impostazioni, andate in uscita, andate in registrazioni. Qui dovete lasciare solamente una traccia audio e quindi non due tracce, mi raccomando. Una volta che avete fatto questa, andate qui in audio e se, come vi avevo detto prima, avete due dispositivi, ovvero microfono con cuffie, qui in audio desktop andrete a mettere la vostra cuffia, che in questo caso, ragazzi, vi faccio l'esempio delle Corsair, le Void Pro RGB, quella lì con la chiavetta USB. Quindi qui in audio desktop dovreste trovarvi Corsair eccetera eccetera, quindi andate a selezionare Corsair. Mentre invece in audio microfono ausiliario andrete a selezionare, in questo caso, o uno Shure se avete uno Shure oppure il Blue Yeti se avete un Blue Yeti. In questo caso, ragazzi, avrete sempre sì due tracce con mixer audio, però le tracce non sono suddivise ma sono uniche, quindi è una traccia unica, quindi in una sola traccia passa microfono più audio di gioco se ad esempio state giocando, oppure delle live. Le live su Twitch, ragazzi, è la stessa identica cosa di come si fanno le registrazioni. Se andiamo qui in uscita e andiamo in diretta, qui in traccia audio dobbiamo selezionare una sola traccia. Io ad esempio, ragazzi, non ho mai trovato una buona qualità di traccia audio suddivisa, perché onestamente, ragazzi, non so come si faccia, quindi io vi faccio vedere il modo più semplice per poter far sì che la vostra live, o meglio i vostri audio, non si vanno a mescolare con audio microfono oppure audio di gioco. In questo caso, ragazzi, è la stessa cosa di quando si va praticamente a registrare un video o addirittura un gameplay. Se volete fare delle live su Twitch o delle live su YouTube, insomma dove volete, vi basta andare qui in uscita, mi raccomando sempre solo una traccia, da una sola traccia vi passa microfono più il volume del vostro gioco. Però con questa cosa qui, ragazzi, dovrete andare voi ad abbassare praticamente il volume, quindi dovete andare su OBS ed abbassare praticamente qui. Vedete, ora vi faccio vedere, qui in questo caso è System, qui dovrete andare ad abbassare voi in modo manuale l'audio di gioco e tenendo naturalmente anche il microfono con il livello tutto quanto alzato. Ritorniamo di nuovo indietro, andiamo in impostazioni, andiamo in uscita,
andremo a parlare della diretta. La diretta, ragazzi, come detto qui, impostazioni streaming, traccia audio, mi raccomando, andate a selezionare traccia numero 1. Una volta fatto questo, cliccate su OK. Qui in audio, la stessa cosa, audio desktop, le vostre cuffie, audio microfono ausiliario, il vostro microfono. In questo modo, sia con registrazioni che anche con live su Twitch o live su YouTube, vi fa passare praticamente tutte e due gli audio su una sola traccia. Anche se qui avrete ben due tracce, mi raccomando ragazzi, non vi spaventate, perché visto e considerato che voi andate a cliccare su audio desktop, mettete le cuffie ed è una traccia, microfono, selezionate il vostro microfono ed esce un'altra traccia, però come detto sono sempre un'unica traccia. E questa cosa qui, ragazzi, la dovete fare per fare live o per registrare. Per registrare, come vi ho appena detto, le potete o suddividere o magari mantenendo una sola traccia e vi passa praticamente tutto volume del microfono e volume di gioco. Però come detto ragazzi, secondo me la cosa migliore è quello di andare a suddividere le tracce. Andando a suddividere le tracce voi avete il maggior controllo del volume durante un editing del video. Mentre invece a riguardo della live, che la live naturalmente ragazzi non la potete editare, anzi certo c'è chi fa la live su YouTube o su Twitch, praticamente va anche ad avviare la registrazione in modo da avere sia la registrazione che anche la live. Con la registrazione naturalmente la potete editare, mentre invece la diretta live non la potete editare direttamente sul PC, perché sennò altrimenti dovrete scaricare la live, importarla sul vostro programma di editing e andare ad editare la live per poi dopo ricaricarla. A riguardo invece ragazzi della registrazione, come detto, è veramente molto molto semplice. A riguardo invece, come detto, della diretta streaming, ragazzi, questo qui secondo me è il miglior modo per poter avere una sola traccia che passa audio del microfono e audio del gioco. Come detto, purtroppo per chi è sprovvisto di una scheda audio esterna, o che sia un Go XLR, o che sia una scheda audio professionale, o che sia un mixer professionale, per chi è sprovvisto purtroppo ragazzi dovete fare questa cosa qui, mentre invece per chi ha soldi da spendere e per chi vuole delle cose abbastanza professionali, secondo me questo qui ragazzi è il modo molto più semplice sia per poter andare a suddividere le tracce, ma anche per poter andare a mettere una singola traccia o in registrazione o addirittura anche in live. In live ragazzi, come detto, questa cosa qui secondo me è la cosa migliore, però anche in live mi raccomando fate sempre la stessa cosa. Se andate a prendere le due fonti audio, quindi audio delle cuffie e audio del microfono, mi raccomando sempre qui audio desktop mettete le cuffie, audio microfono ausiliario mettete il vostro microfono, mentre qui in uscita diretta mettete la spunta su traccia audio numero 1 ed è questo, è il gioco è fatto. Però mi raccomando ragazzi, anche qui la stessa cosa dovete fare, anche qui la stessa cosa, quindi proprietà audio avanzate. Se avete una sola traccia, mi raccomando, mettete solamente la spunta su tutte quante le tracce, quindi non solo su una, né solo su un due, ma bensì su tutte e sei le tracce. Bene ragazzi, questo qui praticamente era il video tutorial sia per come suddividere le tracce, ma anche per poter far sì che l'unica traccia audio si possa riprodurre direttamente o in live o in registrazione. Secondo me ragazzi, come detto, per chi non ha un patrimonio da spendere e chi non vuole andare a spendere praticamente dei soldi, secondo me questa qui è la miglior cosa. Naturalmente ragazzi, con audio, microfono e cuffie è il, diciamo, è ancora il vecchio modo di registrare, perché praticamente siamo partiti tutti quanti così, quindi con un microfono, delle cuffie, OBS Studio e fai la registrazione. Certo, magari per chi è ancora alle prime armi e non sa come fare una determinata cosa, magari potrebbe andare in panico e quando
viene fuori praticamente la registrazione o non si sente niente, oppure addirittura si può sentire audio e audio di gioco mescolati insieme e quindi non si sa qual è l'audio del gioco e non si sa praticamente qual è l'audio del microfono. Però, come detto, se volete suddividere le due tracce anche per chi non ha un'attrezzatura audio esterna molto molto buona e per chi registra video o registra gameplay alla vecchia maniera, secondo me ragazzi questa cosa qui è l'unico, anzi è l'unico modo secondo me molto più semplice, molto più economico e così via. Come detto ragazzi, per chi ha veramente tantissimi soldi da spendere, secondo me vale la pena spendere un tot di soldi per poter prendere ad esempio un mixer della GoXLR o ad esempio un mixer che usano praticamente i DJ, ma non quei mixer giganti con 10 milioni di canali eccetera eccetera. No, praticamente un mixer anche a due canali, per farvi un esempio. Già ad esempio un mixer del genere, anche questa cosa qui la potete fare. Su questo determinato tipo di mixer potete andare a collegare il microfono. Se avete un microfono con uscita XLR, allora con questo tipo di mixer potete andare a collegare il vostro microfono e naturalmente su OBS Studio, se avete un microfono con cablaggio XLR come ad esempio questo Shure, oppure ad esempio un microfono della Rode, il PodMic, se ad esempio avete anche uno di questo qui, lo andate praticamente a collegare sul vostro mixer e signori il gioco è fatto. Però come detto, per chi non vuole spendere soldi per un mixer e vuole cercare quantomeno di rimanere alla vecchia maniera, ragazzi, lo potete anche fare, cioè nessuno vi costringe ad acquistare praticamente delle attrezzature abbastanza costose per poter avere anche un buon audio. Un microfono della Blue Yeti, visto e considerato che è un buon microfono, secondo me con un po' di editing, o meglio post-produzione del vostro audio, secondo me si riesce a tirare qualche cosa di molto più valido rispetto anche ad un microfono mediocre, perché il Blue Yeti ragazzi è un microfono veramente fatto benissimo. Niente ragazzi, io praticamente vi ho detto come suddividere delle tracce e come mettere una singola traccia su OBS. Naturalmente ragazzi, questa cosa qui la potete fare anche su Streamlabs OBS, quindi se avete Streamlabs è la stessa identica cosa ragazzi, le impostazioni sono praticamente le stesse: suddividere le tracce oppure traccia singola. OBS Studio la stessa cosa, o suddividete le tracce oppure traccia singola. Spetta a voi ragazzi come più vi trovate comodi, però se volete un consiglio, secondo me è quello di andare a dividere le tracce. In questo modo qui avrete miglior margine per poter andare a modificare i vostri audio in fase di editing del vostro video. Io ragazzi faccio sempre così. All'inizio praticamente facevo una traccia singola, quindi con una traccia singola passava tutto quanto attraverso un canale solo del mio mixer GoXLR Mini, ma anche quando avevo il mixer della Behringer, uno più grosso di questo qui, con il microfono della Rode collegato sul mixer con cuffie Corsair, anche lì ragazzi la stessa cosa, o andavo a suddividere le tracce oppure andavo a mettere praticamente delle tracce uniche, una traccia unica. Però ragazzi, come detto, nella traccia unica possiamo avere dei problemi, i problemi dell'audio di gioco. Ad esempio magari l'audio di gioco è troppo alto, quindi devo stare lì a pensare come devo fare per poter abbassare il volume di gioco durante l'editing. Quindi se vogliamo andare ad abbassare il volume del gioco durante l'editing, non lo possiamo fare perché praticamente le due tracce sono unite, quindi non le potete separare, audio del microfono e audio del gioco durante la fase di editing, non potete certamente farlo. E quindi lì magari potete stare a perderci la testa sopra per cercare quantomeno di capire come fare. Secondo me ragazzi, come detto, questo qui è il modo migliore
per poter andare a suddividere delle tracce. Come detto, a riguardo delle live, io ragazzi non ho ancora trovato il modo per suddividere le tracce e mandare praticamente due tracce distinte e separate anche tramite una live su Twitch. Questa cosa qui ragazzi non l'ho ancora mai provata e quindi non vi posso dire se questa cosa qui potrebbe funzionare o meno. Naturalmente ragazzi fate tutte quante le vostre prove e magari vedete se il risultato cambia o meno. Però come detto, se volete una traccia singola su OBS Studio o in registrazione o in live su Twitch o YouTube, questa è la miglior soluzione che magari potrebbe fare per voi. Bene ragazzi, allora io concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un bel pollicione in su, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Un saluto a tutti da Harry Doctor.